Buon pomeriggio dal campo Isarranas di Tertenia per quella che sarà questa sera una grande partita, perché ci attende la 15ª giornata del campionato di serie di girone G con il Costa Orientale Sarda contro il Cassino, con il direttore di gara che dà uno sguardo ai giocatori. Parte in il possesso con la squadra del Cassino e il via proprio ora all'incontro. Cocorocchio che si allarga sulla destra, farà partire il cross in mezzo, respinto, ancora l'opportunità dalle retrovie con il primo tiro in porta tentato da Orlando, palla bloccata senza grandi problemi e poco oltre. Intanto il pallone con la palla che danza lì sull'errore di De Luca, palla messa fuori in calcio d'angolo ancora. Eccolo il cross tagliato con il colpo di testa, Donnarumma, la parata del portiere, prova il cross tagliato sul secondo palo, c'è il colpo di testa e la palla che finisce in rete con Cogotti che riesce a trovare il colpo di testa vincente, tutto solo dalla parte opposta, lo perde la difesa del Cassino. Tomassi con Tribelli, ancora Tomassi che passa dietro il suo avversario, mette il pallone in mezzo e poi c'è il tocco di testa che riporta tutto in parità, il gol di Orlando che fa 1-1. Prova a farsi vedere il capitano del Cassino, poi pallone in mezzo su D'Alessandris con il pallone fuori ancora per il destro di Orlando. Grande movimento in area di rigore, altra palla tagliata con il pallone che colpisce la parte alta della traversa. Si ferma ancora Iredda, lo scambio ha la possibilità di far partire il destro, la palla che gira, buona questa occasione, palla a lato, non di molto. Movimento anche su Lucchese, palla in mezzo verso il portiere, il colpo di testa proprio di Lucchese, palla all'indietro per Evangelista, resta sul pallone, lo scarico su Orlando, prova a caricare il colpo di testa, palla che sibila sulla traversa. Adesso Zoppi, il buon gioco per De Montis, il cross in mezzo sul primo palo, non ci arriva Nurki e subito dietro non ci arriva nemmeno Ganzerli, grande opportunità. Cocorocchio in fallo laterale, si batte ancora e arriva invece il fischio dell'arbitro che fa chiudere qua la partita con il punteggio di 1-1.